Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono di nuovo Abelman e niente, oggi parliamo di un argomento di Call of Duty in generale. Diciamo che vorrei parlare proprio di questo argomento perché diciamo che pur essendo non ammettendolo quasi mai, quindi sempre dicevo che mi dispiace che ho comprato Call of Duty ogni anno che usciva la nuova piaga, quindi la nuova saga, e dicevo che mi dispiace che ho speso i soldi. Infatti la realtà non è questa, perché diciamo che Call of Duty è proprio stato il mio primo gioco che mi è proprio veramente piaciuto, mi è stato un gioco indimenticabile, diciamo nel 2008 se non mi sbaglio, perché comunque diciamo che ho iniziato con la demo di Call of Duty Modern Warfare, no, aspetta. No, con Call of Duty 4 Modern Warfare, ecco. E niente, la mia mamma, insomma, mi ha comprato una rivista e dentro c'era un CD, insomma, dei giochetti demo, ecco, no? Da testare, insomma. E niente, c'era Call of Duty, lo installo, no? Era una mappa, quindi diciamo era solo la fase demo di Call of Duty e ci ho giocato tantissime, tantissime ore, ragazzi. E niente, da quella volta è iniziata la mia passione per Call of Duty. Dopodiché ho comprato Call of Duty 4 Modern Warfare. E niente, quella volta l'ho finito il gioco, l'ho finito anche Stone, l'ho finito anche l'altro anno. Quindi diciamo che quella saga di Call of Duty 4 mi è stata veramente bellissima, l'ho giocata 3 volte, 5. Riguardo il multiplayer del Call of Duty 4, pochissimo, quasi mai giocato comunque, diciamo. Niente, dopodiché ho anche comprato, diciamo, Call of Duty 2, no? Ancora quella volta l'ho comprato in GameStop, mi ricordo, per 9,98€, ecco, e ci ho giocato pochissimo perché comunque non mi attirava, poi anche non mi funzionava una cosa, boh. E niente, poi diciamo che un tempo c'era una pausa, no? Perché quella volta dopo è uscito Call of Duty, dopo il 4 qual è uscito? Call of Duty War? No, non. Cioè, io pensavo che era Call of Duty 5, no? Forse in realtà è, ma non sono ancora sicuro, mi sa che è uscito Call of Duty War, che comunque non l'ho mai comprato, e poi mi sa che è uscito Black Ops 1. Guarda, raga, vi giuro, ma adesso veramente non lo so. Comunque io non ci ho giocato neanche quello che è uscito dopo il 4, neanche Black Ops 1, non ci ho neanche giocato. Poi quando è uscito Call of Duty Modern Warfare 2, che non mi ricordo quando è uscito, mi sa che era, voi lo sapete, o era novembre 2010 o 2011, non mi ricordo, vabbè, mi sa che forse 2010, ma non sono sicuro, ecco. Comunque, quando è uscito l'ho comprato, mi laggava abbastanza perché avevo un computer ancora vecchio. E quindi diciamo che non è che mi piaceva tanto, no? Questa nuova saga. Non. Il gameplay diciamo che non ho ancora finito. L'ho lasciato a metà, vabbè, adesso l'altro anno l'avevo finito, no? Finalmente. Diciamo che ci ho giocato abbastanza poco. Poi, signore, è uscito il Call of Duty Modern Warfare 3. L'ho comprato per 30 euro tramite Steam, che c'era una grandissima offerta. Ho finito il gioco. La saga mi è piaciuta. La storia mi è anche veramente piaciuta del 3. Veramente, veramente mi è piaciuta. Perché come si è svolto, che è tornato Captain Price, sembrava che era morto. Quindi veramente mi è piaciuta tantissima questa saga. Poi signori, poi, dove siamo già noi? Forse dopo, mi sa che dopo è arrivato il Black Ops 2, se non mi sbaglio. Vabbè, quello l'ho preso. Ho anche finito la storia, che diciamo che non è che mi è tanto piaciuta, come non era niente di speciale per me. Comunque ci ho giocato tantissimo multiplayer, le mappe lo so già adesso, cioè non è che mi attira di giocare ancora multiplayer, no? Quando è uscito invece il Ghost, no? L'altro anno, diciamo che anche sì, non so, non mi era ancora niente di speciale, hanno migliorato beh qualche cosina, come al solito, no? E adesso è uscito sto anno il Call of Duty
Advanced Warfare, il Advance. L'ho già acquistato per soli 25 euro. Adesso direte come, dove acquisti, raga? G2A.com, il link in descrizione, sempre lo lascio, prezzi ottimissimi. Cioè anche adesso se vai trovi Call of Duty Advance per 36 euro, guarda, 36 euro solo. Comunque io avevo ancora un sconto e perciò è arrivato 25, ecco. Ho detto vabbè, lo prendiamo, perché diciamo che sono un fan della saga di ogni anno. E comunque non ho ancora provato, attenzione, non ho ancora provato. Lo proverò nel prossimo video, quando ci sarà, però prima di Call of Duty arriverà il video di un gioco horror, proprio un gioco horror. Vedrete quale sarà questo primo gioco horror, che ho ricevuto un paio di richieste di voi. Quindi questo, vabbè, questo non è l'argomento di adesso. Comunque le persone stanno parlando che sto Call of Duty è una, diciamo che è un livello più in su rispetto agli altri Call of Duty, tipo il Ghost oppure Black Ops 2, no? Cioè, vabbè, ogni anno ci sono i miglioramenti, ok, fin qui. Però dicono che su questo Call of Duty Advance c'è un passo enorme, come per esempio che si può saltare più in alto. Vabbè, non è che lui fa il salto, ha tipo, non so, ha una cosa, ha un oggetto là dietro che gli permette di essere in aria 2 secondi, no? Comunque, cose molto interessanti. Dobbiamo ancora provarlo, perché io non ho ancora provato, se mi sta installando oggi, no? Comunque sì, diciamo che in questi giorni sto giocando Call of Duty, League of Legends e FIFA, no? Questi sono questi giochi adesso che sto giocando. Madonna, guarda, mi anza la scheda SD, solo un minuto sarà piena, e quindi che dire. Questo è un solo video velocissimo riguardo Call of Duty, e niente, se ci saranno qualche aggiornamenti, come sempre vi dirò. Quindi per questo video è tutto, perché la scheda SD è già piena, devo terminare il video, e niente, che dire, nel prossimo video ci sarà, come ho detto, un gioco horror. Quindi se non sei iscritto al canale, iscriviti subito, anche alla pagina Facebook, dove in ogni video sempre lascio il link in descrizione, anche g2a.com lascio il link in descrizione, li devo andare, e ci vediamo nel prossimo video. Eccolo qua, pronto Call of Duty Advance per installarlo.